Ti sei mai chiesto quanto vale il tuo tempo? Qui c'è materiale per un super pistolotto. Quanto vale il tuo tempo? Un esempio semplice. Devi prendere una borsa per i tuoi oggetti che costa 60 euro. Vai al negozio, la prendi, la paghi, però magari ti ci vuole un'ora di tempo più un tot di chilometri con la macchina. La ordini online, però ci devi mettere le spese di spedizione e non ti arriva subito, ti arriva tra qualche giorno. Abbiamo in questo modo due diversi concetti di tempo: il tempo impiegato e il tempo che passa da quando hai in mente di prendere qualcosa a quando effettivamente ti arriva. Nel costo ci devi considerare anche il tempo, perché magari l'ora che risparmi rispetto ad andare fisicamente nel negozio, la puoi dedicare a qualcos'altro. Lasciamo stare il discorso dei costi di spedizione, si sono molto limitati, quasi annullati in molti casi, e tutte le implicazioni legate al commercio online e offline. Cerchiamo di domandarsi invece quanto vale il tempo nelle diverse accezioni. Ora, per chi lavora a stipendio, la prima risposta che uno tende a dire è: io prendo 15 euro l'ora, un'ora del mio tempo vale 15 euro. In realtà, se ci pensi bene, non è così. Prima di tutto perché in quelle 15 euro ci devi togliere delle spese, il viaggio, mangiare se te lo devi pagare e tutti gli accessori vari. Ma poi, se prendiamo l'esempio di chi fa l'operaio specializzato per un'azienda e l'azienda ti manda da un cliente a fare assistenza, ok, te magari prenderai anche 30 euro per un'ora di lavoro, ma per l'azienda quell'ora vale 100 euro, perché questo è il prezzo che ha per il cliente. E allora, quanto vale quell'ora? È un argomento molto diffuso nei vari blog. C'è anche chi fa una vera e propria formula matematica con tutta una serie di operazioni per calcolare esattamente quanto vale un'ora del tuo tempo. La mia reazione di solito è questa: Avanti, strappate! Strappate, frecciate, rompete, frantumate! non è tanto calcolare effettivamente quanto vale un'ora per mettere un prezzo a quello che fai. Nel nostro settore, come in tutti i settori creativi, è sempre difficile dare un prezzo a quello che facciamo e il numero di ore è soltanto uno dei parametri da tenere in considerazione. Se ci pensi bene, magari hai fatto delle cose in passato, delle produzioni che sono rimaste lì senza aver avuto grande diffusione, però continuano a renderti qualcosa anno dopo anno. Quello che si chiama introito passivo. Qualsiasi tipo di produttore musicale ne ha e ne ha anche molti. Ed è anche uno dei modi per poter monetizzare quello che facciamo. E allora ti chiedi, quell'ora lì che hai dedicato per fare quel brano molto velocemente ha un valore anche importante se lo consideri nel lungo periodo. Altre volte invece fai qualcosa in cui ci speri di più, speri che il brano riesca veramente a sfondare e invece non ha effetto e dall'anno dopo è come se non esistesse più. Chiedersi quanto vale il nostro tempo è una componente fondamentale per impostare il nostro lavoro. In una recente intervista, Seth Godin, uno dei guru del marketing, gli è stato chiesto: ma lei come fa con tutti gli impegni, tutte le attività, sempre a lanciare nuovi progetti, poi scrive molto, partecipa alle conferenze, come fa a gestire il proprio tempo? E lui ha risposto: già togliendo la televisione e tutti i meeting, ho 11 ore al giorno per fare quello che devo fare. Con tutti i meeting vuol dire proprio incontri, le riunioni, sopralluoghi, tra virgolette, andare a pranzo con qualcuno per parlare di qualcosa che non si farà mai, eccetera. Ora, qui si parla di un guru del marketing che ha un team di persone che si occupano di tante cose al posto suo. Però, calandoci nel nostro contesto, pensa a quante volte hai passato serate intere a discutere di cose che poi fondamentalmente non ti sono servite a niente. Pensa alle riunioni con gli staff per ragionare di cose di cui non ti interessava assolutamente niente. Pensa a tutti i sopralluoghi che hai fatto per placare l'ansia di qualcuno. Pensa a tutte le ore passate al telefono tra conferme, disconferme e ragionamenti astratti sul panorama delle serate e degli eventi. Quanto vale un'ora del tuo tempo? Non si tratta in questo caso di stabilire metodi di produttività o tutte teorie astruse sul come valorizzare al meglio quello che facciamo.
Si tratta però di avere un metro di giudizio per capire ciò che è importante e ciò di cui si può fare a meno. Perché certe volte tendiamo a riempirci le giornate di impegni e appuntamenti che in realtà ci portano via tempo prezioso per quelli che sono i nostri veri obiettivi, nel quale devi dedicare molto tempo investendo su te stesso, come chi ha passato intere nottate in studio per poter riuscire a finire un brano adesso in un'ora soltanto, oppure per imparare a padroneggiare le macchine e le tecniche. Tutto ciò che fai che non ti serve assolutamente porta via il tempo da investire per dedicare a credere veramente ai tuoi progetti. Cerca di capire quanto vale effettivamente il tuo tempo e di dedicarlo al meglio per ciò che per te è più prezioso. Commenta pure qua sotto se hai dei suggerimenti e delle indicazioni utili riguardanti al tempo. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!